essere qui per il premio Atreju. Io direi. Allora, il premio Atreju, come tutti sapete, è consegnato a uomini e donne che si sono distinti negli ambiti più diversi e hanno dimostrato talento, coraggio e spirito di libertà. Io inizierei con due semplici frasi. Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che di impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri da farne uguali. Cesare Beccaria. Non c'è dolore più grande della perdita della terra natia. Euripide. Chico Forti sta da oltre 20 anni soffrendo di entrambe le due condizioni. E allora il premio, avete capito, quest'anno sarà consegnato a Chico Forti, a cui darei subito la parola, un videomessaggio che ha confezionato per noi. Buonasera, sono Chico. Vi avverto, non sarò breve, è la mia serata e ne approfitto. Dopotutto, l'inizio è sempre l'impatto, la prima impressione. Cosa dire? Che sono emozionato per questo premio, per questo ambito premio, sarebbe un eufemismo. Se possibile, ora sono ancora più orgoglioso della mia terra madre. Sono orgoglioso dei politici che non hanno mai smesso di lottare per rendermi giustizia. Sono orgoglioso del riconoscimento del mio voler continuare a vivere, produrre, creare ed imparare, incurante delle limitazioni poste da queste mura e catene. Ci tengo a ringraziare tutti voi, presenti e non, che mi state ascoltando. In particolare, Giorgia Meloni, una professionista che ammiro tanto come donna quanto come politica. Senza timore, si è schierata dalla mia parte, incurante del conveniente barcamenarsi politico. Lei ha ritenuto fosse la cosa giusta da fare. Giorgia personifica il concetto di quanto le donne siano le colonne portanti di una società sana, della nostra nazione. Un simbolo per le tante donne che combattono per la propria famiglia, per i propri ideali. Il credo di chi porta i pantaloni ormai appartiene alla soffitta, con la televisione in bianco e nero e la musica a cassette. Voglio inoltre complimentarmi con Walter Rizzetto per il suo ruolo di relatore di questo convegno, ringraziandolo per il fervente e continuo impegno che sta dedicando nel perorare la mia causa. Un grazie particolare a Giulio Terzi, un uomo che apprezzo e che sono fiero di annoverare tra le mie più preziose amicizie. Ha saputo anteporre principi e valori umani alla convenienza politica. Nei miei confronti ha applicato al massimo il concetto di mola mia, così tipico della sua terra natia. Ed ora vengo al succo del mio messaggio. Integriamo la gioventù meritevole. Consideriamo le loro osservazioni, perché in loro risiede il futuro della nostra terra. Un altro messaggio all'unità. L'unità, un segnale universale di pace, armonia e progresso. All'opposto, ricordo il motto bellico, dividi e conquista. Non importa l'età, non importa l'ideologia, non importa la condizione economica, non importa il sesso, non importa il colore della pelle. Ciò che importa è il valore e la dignità dell'individuo. La nostra bella Italia, quella stessa esaltata da mia figlia Jenna Blu, pur vivendo nel paradiso delle Hawaii, deve rimanere baluardo di meritocrazia, ricordandoci quanto l'indifferenza sia un male terminale, mentre l'amore è panacea. Nell'Italia che mi sostiene, che mi ha sostenuto, dal Parlamento alla gente comune, ho riscontrato l'unità che ritenevo estinta. Seppur in questo mio predicato, con il mio operato, ho sempre cercato di far riflettere sulla brevità, sui valori della vita, ma soprattutto sul fatto di non dar tutto per scontato. L'ho fatto ricordando il messaggio natalizio dell'allora ministro Giulio Terzi,
nessuno è troppo piccolo per contribuire a un mondo migliore. Con questo riconoscimento avete salvaguardato la mia dignità e il mio onore. Un uomo non può chiedere di più. Con immensa gratitudine, Chico. Buonasera, sono Chico. Vi avverto. Ora abbiamo potuto perché vai. Le parole di Chico, 20 anni in Florida, 20 anni in prigione, 20 anni lontano dal paese che lui ricorda con queste splendide parole, ringrazia per il premio Giorgia Meloni, ma ringrazia anche Giulio Terzi di Sant'Agata, a cui adesso darei la parola per raccontare un pochino in breve la storia e il motivo anche di questo riconoscimento. Ambasciatore. Ci sono? Sì. Grazie Finite, grazie Walter, grazie a tutti voi per questa possibilità di parlare qualche minuto di Chico. Non richiede grandi discorsi, un uomo che dal carcere, consentitemi di dire dall'abisso di una privazione di libertà ultraventennale, riesce ad esprimere con serenità, con una straordinaria grandezza d'animo, con la dignità di un italiano che mette sopra di tutto la dignità della persona, dei diritti degli uomini e del valore della patria. Non c'è bisogno di molte parole da aggiungere per dire chi è questa grande personalità del nostro paese che fa vivere nel pieno dei suoi valori l'Italia in un'istituzione carceraria di quel tipo, così lontano dai suoi e dalla sua patria. Chico è vittima di una vicenda terribile. Non sono in grado di dire se il caso, gli sbagli dei suoi avvocati, gli errori della magistratura americana, non sono in grado di giudicare, ma mi sono fatto da tempo un'opinione molto forte del fatto che Chico è una vittima di una condizione o di un episodio giudiziario che l'ha visto lui, grande sportivo, imprenditore, uomo di cultura, uomo di grandi relazioni, un carattere straordinario, fatto di bontà verso il prossimo e di assolutamente una persona più lontana da atteggiamenti di violenza che si possa immaginare, l'ha visto processato per un delitto di cui lo stesso presidente del tribunale della giuria che l'ha giudicato ha detto: lei non è l'esecutore di questo diritto, di questo delitto certamente, ma è comunque, noi riteniamo di poter giudicarla colpevole come mandante, perché poteva avere dei motivi per l'eliminazione di questa vittima del signor Pike. E da lì inizia una serie di falsificazioni documentali, di testimonianze sbagliate, di cose costruite con grande evidenza, come ha dimostrato il giudice Imposimato, che è stato il suo primo grande difensore da avvocato italiano in tutta questa vicenda, e che si è poi costruito in una serie, ci sono delle cose, delle testimonianze emerse in trasmissioni televisive, ricordo quella delle Iene e in altri contributi importanti, ricerche, il lavoro della Sabina Bruzzone, ad esempio, pubblicato in un libro, ma raccolto in centinaia di pagine di documenti, sempre con la collaborazione del giudice Imposimato. Tutta una vicenda orribile dal punto di vista della comprensione di una vicenda giudiziaria che ha colpito questo nostro valoroso connazionale. E da quello che abbiamo sentito questa sera da lui in persona, io credo che sia l'opinione giusta che tutti noi questa sera partecipiamo all'importante riconoscimento che gli viene dato ad Atreju come primo premio di Atreju.
Credo che abbiamo il convincimento che ci troviamo di fronte a un grande italiano che soffre ingiustamente e che io considero emblematico delle sofferenze e delle ingiustizie subite forse troppo spesso da diverse migliaia di nostri connazionali che soffrono di condizioni detentive e che molto probabilmente in diversi casi non sono stati sufficientemente seguiti, sostenuti ed aiutati dal loro paese. Ma per Chico noi confidiamo in pieno nel sostegno che gli sta dando il governo italiano per far valere quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, e cioè riconoscere il cittadino dei detenuti italiani all'estero ad essere riportati, se le condizioni lo consentono, le condizioni giuridiche, ma in questo caso le condizioni sicuramente ci sono, affinché possa beneficiare del poter scontare la pena nel proprio paese e con le condizioni previste dal paese di origine. Grazie giuria per questo premio, questo riconoscimento. Un grande omaggio a Giorgia Meloni per esserne stata decisiva partecipe e per sostenere con tutti voi e tutti noi la causa di questo grande italiano. Grazie ambasciatore, grazie. E allora, un processo incomprensibile, 20 anni di detenzione, la lontananza dal suo paese, voleva ricordare anche le motivazioni di questo premio e l'impegno che da parte di tutti noi c'è stato in questi anni il senatore De Bertoldi, a cui do la parola. Grazie, io intervengo soprattutto quale senatore del Trentino, della città di Trento, la patria di Chico. Intervengo per dire innanzitutto grazie all'ambasciatore, al ministro che è stato qui con noi per quello che ha fatto e che sta facendo. Grazie ovviamente al collega Walter Rizzetto e alla nostra presidente Giorgia Meloni, perché ha avuto la forza, la convinzione di essere vicina alla causa di Chico dal primo momento. Noi riteniamo che in nessuna famiglia trentina non si sia parlato almeno una volta del caso di Chico. Quindi il Trentino tutto, al di là della politica, al di là del pensiero, delle ideologie, dell'età, il Trentino tutto sta aspettando il rientro in Italia di un proprio figlio. Tante promesse sono arrivate, tante promesse a vuoto, non è qui il momento di fare certamente delle polemiche, però credo che non si debba e non si possa più aspettare. Lo zio di Chico è qui con noi, gli amici di Chico, rappresentati anche dall'architetto Carlo Covelli, sono qui per testimoniare quanto ciascuno di noi attenda con impazienza un atto di chiarezza da parte soprattutto delle autorità. Quindi Walter, continua nel tuo percorso, cerchiamo tutti assieme di riportare a casa quanto prima Chico Forti. Grazie. Grazie senatore, ha citato lo zio Gianni Forti, zio di Chico, che ovviamente è qui per ritirare il premio, non potendo ancora Chico tornare venire qui in Italia a ritirarlo di persona. L'ha sentito recentemente e ha avuto modo di parlarci? Buonasera a tutti, scusate un po' l'emozione, perché sono molto onorato questa sera di essere qui a fare un po' l'ambasciatore di Chico, che avrei avuto piacere che questa sera di persona potesse essere stato qui con noi. Io credo di aver percorso l'andata e ritorno dalla Florida almeno, non so, 50 volte, centinaia di visite in carcere, e sono testimone ancora vivente, devo dire, perché da quando ho cominciato sono passati quasi 24 anni e credo che qualcuno di voi di sicuro non era ancora nato, e adesso sono qui per testimoniare che in tutto questo periodo, in tutti questi momenti passati con lui, non ho mai avuto la sensazione che potesse esserci così tanta forza, tanto coraggio e tanto orgoglio di essere italiano, come ha dimostrato Chico Forti, senza scendere mai a compromessi, forte solo della sua innocenza.
E io credo che questo sia lo spirito di questo premio che questa sera viene a lui attribuito. Quindi credo che sia anche moralmente un'iniezione di forza per il suo morale, perché già l'anno scorso sembrava che molti ostacoli fossero stati superati, che fosse prossimo il suo rientro, ma Chico Forti non è mai stata una persona molto fortunata. È sempre successo qualcosa che ha messo degli ostacoli a quello che era il suo percorso verso la vita e verso la libertà. Ora io confido che il governo italiano, che l'anno scorso una persona di Enrico Di Maio, che per primo dopo anni, fatta eccezione chiaramente di Giulio Terzi, ci abbia messo la faccia e abbia portato, diciamo, a termine un discorso con il governatore della Florida che sembrava che potesse essere superato l'ostacolo del rientro di Chico. Così purtroppo non è ancora stato, e quest'anno la ministra Cartabia ha fatto un viaggio dedicato al problema, e quindi credo che adesso si tratti di superare quelle che sono queste complessità, e spero che Chico Forti possa tornare tra noi, riabbracciare i suoi figli che quando è stato arrestato avevano 1 anno, 3 anni e 5 anni che non ha più rivisto, e quindi la sua mamma che ormai adesso ha già 94 anni e ogni giorno è sempre in attesa angosciosa di poter riabbracciare suo figlio. Se lo Stato italiano per una volta dimostra la sua forza e il suo carattere per avere anche il diritto di pretendere ciò che un cittadino italiano all'estero avrebbe diritto di avere, ecco, questo è il mio augurio, e quindi ringrazio la vostra testimonianza, la vostra partecipazione e soprattutto l'attribuzione di questo premio, che credo che sia una delle cose più belle che siano successe in questi ultimi anni. Grazie. Grazie. Eccolo, questo non solo è l'impegno di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, di tutti noi che stiamo portando avanti da tempo, ma è anche un auspicio che in qualche modo può essere sintetizzato dal simbolo che quest'anno è utilizzato per il premio, cioè il presepe realizzato dagli artigiani di San Gregorio Armeno, simbolo della famiglia, simbolo di un'identità sotto attacco. Ha parlato di riabbracciare i figli, di abbracciare la madre, cosa c'è di più simbolico e banagurale del presepe, scelto come simbolo quest'anno per il premio. E allora il premio viene consegnato dall'onorevole Walter Rizzetto, a cui adesso do la parola prima di procedere alla premiazione vera e propria. Grazie Paolo, grazie, buonasera a tutti, grazie voglio dire a tutto questo parterre, grazie allo zio Gianni, lo zio d'Italia qualcuno, grazie al senatore De Bertoldi, grazie al ministro Terzi. Insomma, è un percorso questo, vedete, e vi ruberò veramente pochi secondi, è un percorso drammaticamente emozionante quello che sta vivendo Chico Forti. La storia più o meno la conoscete, ve l'hanno un po' raccontata, è molto ampia, perché sono, voglio dire, oltre a quanto accaduto, quasi 24 anni Gianni, giusto? Che voglio dire siamo e ci troviamo, e che Chico si trova in questa situazione. Molto spesso si ragiona, soprattutto negli ultimi tempi, della politica, del termine resilienza. La resilienza che cos'è? La resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Oggi il resiliente è Chico Forti, oggi i resilienti sono la famiglia di Chico Forti, lo zio di Chico Forti, la mamma di Chico Forti, che a 94 anni ancora riesce ad assorbire questi urti continui senza mai rompersi, ma depositando, voglio dire, trasmettendo, Giulio, anche una serenità sotto molti punti di vista che è invidiabile.
E allora vedi Gianni, io penso che una delle cose più importanti, a parte il premio, che è sicuramente un premio bellissimo, a parte, voglio dire, la persona che oggi non è qui a ritirare questo premio, voi lo ritirate, voglio dire, al posto suo, e speriamo nei prossimi tempi di averlo fisicamente nel nostro paese, perché noi vogliamo Chico Forti in Italia, anche per ritirare un premio rispetto a tutto, voglio dire, la passione, e non intendo, voglio dire, intendo una passione di un certo tipo che Chico Forti sta evidentemente anche, voglio dire, connotata dalle parole importanti che lui ci ha voluto donare attraverso quel messaggio, ma sono parole, se pensate, drammatiche di una persona che per oltre 20 anni non vede l'ora di ribassare la madre, la famiglia, di essere da patriota nel nostro paese. Io penso, vedete, che una delle cose molto importanti che noi viviamo qui questa sera è che ci sono questi ragazzi con la maglia "Io sono Chico Forti", e di questi ragazzi probabilmente, voglio dire, non tutti, anzi sicuramente quasi nessuno ha 24 anni, però sono qui a manifestare con la loro giovane età, che, voglio dire, le idee e gli ideali e la sete di giustizia, perché questa è fondamentalmente, non deve mancare a nessuna età. Penso sia un momento importante per Atreju, penso sia un momento importante per Fratelli d'Italia, ritengo che tutta la politica, al netto delle bandiere che noi, quando e sotto questo punto di vista, riponiamo in un cassetto parlando di diritti, voglio dire, civili in questo caso, dobbiamo, come ricordavo prima, deporre per cercare tutto il Parlamento, Camera e Senato, di portare effettivamente ad un risultato queste battaglie. Si sono susseguiti negli anni varie battaglie politiche. Voglio dire, il ministro Terzi è qui un esempio vivente della battaglia politica rispetto a quello che è successo. C'è anche e soprattutto la politica nel mezzo. Ringraziamo sicuramente anche, voglio dire, i ministri che si sono occupati del caso. Riponiamo una grande fiducia nel ministro Cartabia. Ci abbiamo parlato, ci ho parlato recentemente in aula alla Camera dei Deputati. La trovo e la vedo fortunatamente fiduciosa sotto questo punto di vista. Tutto il Parlamento deve unirsi a questa battaglia, lo rinnovo senza bandiere, perché penso che sia una battaglia di giustizia, perché penso sia una battaglia di civiltà, e ritengo che effettivamente la buona politica ad un certo punto deve mettere via anche le bandiere e lavorare assieme per raggiungere un risultato. Io, vedi Paolo, ringraziandovi, non ho altro da dire. Tutto quello che vorrei dire, oltre a quello, a questi minuti che vi ho rubato, c'è scritto in quella maglietta: Chico Forti sono io. Chico Forti è un ragazzo di 20 anni, Chico Forti è uno zio, Chico Forti è una madre di 94 anni, Chico Forti è un ex ministro, Chico Forti sono dei parlamentari, Chico Forti sono dei giornalisti, Chico Forti sono gli amici, Chico Forti oggi fondamentalmente rappresenta quell'Italia che, permettetemi però di dire questo, forse, dico forse, a parti invertite tra gli Stati Uniti e l'Italia, ecco, il caso probabilmente sarebbe stato già risolto forse qualche anno prima. Evviva l'Italia, evviva Atreju, evviva Chico Forti, consegniamo volentieri questo premio, consapevoli del fatto, fiduciosi del fatto di averlo con noi presto nel nostro paese. Grazie e grazie a tutti. Grazie a te Walter. Gianni, prego, se volete procedere adesso proprio alla premiazione formale. Questo, ecco, questo funziona. Abbiamo Romiti, che non è in Italia, non è potuto essere presente qui, il collega delle Iene, autore di tanti servizi sul caso di Chico Forti, ci ha comunque mandato un video, un contributo, quindi vediamolo insieme, prego di mandarlo.
appena sì, è possibile. Sì, ecco. Buonasera a tutti, grazie davvero per avermi invitato, grazie a Giorgia Meloni, grazie a tutto il suo staff. Purtroppo non posso essere lì a Roma con voi perché mi trovo dall'altra parte del mondo per realizzare un altro reportage. Però, a quanto mi dicono, sul palco c'è comunque una iena di vecchio stampo, la iena di Trento, lo zio Gianni. E riguardo allo zio Gianni, io so che magari lui non è d'accordo perché è una persona molto riservata, però vorrei raccontare un aneddoto, una promessa che aveva fatto lo zio Gianni l'anno scorso. Allora, l'anno scorso, esattamente alla vigilia di Natale, sono andato a Trento a trovarlo, perché il giorno prima, il 23, il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio, aveva annunciato che suo nipote, nipotone perché ormai ha 62 anni, aveva annunciato che sarebbe stato trasferito in Italia. Questo perché il governatore della Florida, Ron DeSantis, aveva firmato evidentemente il suo trasferimento nel nostro paese. E quel giorno Gianni fece una promessa e disse: quando Chico rientra in Italia, io smetto di fumare, subito, all'istante. Questo lo diceva mentre fumava una sigaretta. Però insomma, l'aveva giurato. Ora però c'è un problema, perché ormai è passato un anno e Chico Forti in Italia non si è visto neanche con il binocolo. E quindi di conseguenza Gianni non ha ancora smesso di fumare. Anzi, io sono quasi convinto che il suo dosaggio quotidiano di nicotina sia ulteriormente aumentato. E sicuramente chi può confermare quanto affermo è la sua compagna Vilma. Perché accanto a Gianni, da più di 20 anni, c'è una donna straordinaria che lo segue in tutto per tutto. Comunque, tra pochi giorni è Natale, quindi sarà passato esattamente un anno da quelle dichiarazioni e da quelle promesse, sia dalle promesse di Gianni rispetto alle sigarette, ma anche rispetto alla grande promessa che fece il nostro ministro, quindi insomma che fece il nostro paese sostanzialmente nei confronti di un nostro connazionale detenuto all'estero. E secondo me è importante sottolineare una cosa, ovvero che il trasferimento di Chico Forti in Italia non è un regalo alla sua famiglia, non è un regalo a tutte quelle persone che da 20 e passa anni lo stanno sostenendo, ma è un suo diritto, perché se Chico Forti rientrerà in Italia, rientrerà perché è la Convenzione di Strasburgo a dire che un detenuto all'estero può richiedere di scontare la sua pena nel suo paese. E quindi speriamo che questo avvenga il prima possibile, anche perché così Gianni sarà costretto a smettere di fumare, altrimenti poi continua sempre a trovare delle scuse e quant'altro. Allora, Giorgio Romiti, meglio conosciuto come Gaston Zama, autore delle Iene, ci ha ricordato questo simpatico impegno dello zio Gianni, che a questo punto... In due, ecco, allora abbiamo un doppio impegno. Speriamo quanto prima che possiate smettere di consumare sigarette. Grazie a tutti di nuovo, grazie, un saluto a Chico, e grazie a voi per aver ascoltato e averci sostenuto.